Dovremmo star registrando adesso, chissà se l'audio funzionerà. Proviamo a fare un esercizio sulla ricorsione, che almeno a detta di quelli che sono venuti a fare domande a me o a Marco, sembra essere uno degli argomenti in qualche modo più ostici. Allora, l'idea della ricorsione di per sé non è particolarmente complicata. Noi usiamo la ricorsione come meccanismo per esplorare in modo sistematico uno spazio di ricerca. La condizione in cui ci troviamo per poter usare la ricorsione è fondamentalmente sempre la stessa. Noi siamo in grado abbastanza semplicemente di capire, di costruire una soluzione. La costruzione di una soluzione avviene attraverso piccoli passi. Questi piccoli passi sono tutti uguali, tranne i dati su cui operano, però diciamo che il tipo di passo è sempre lo stesso. Noi siamo in grado di costruire una soluzione facendo un insieme di piccoli passi e quello che non riusciamo a fare è mettere insieme tutti i possibili piccoli passi per esplorare in modo sistematico lo spazio di tutte le possibili soluzioni. E questo è fondamentalmente il modo in cui noi usiamo o abbiamo bisogno di usare la ricorsione. Quindi enumerare una serie di soluzioni, tutte quante. All'interno di questa serie di soluzioni, quello che noi ci possiamo trovare a fare sono molto spesso due sole cose. La prima cosa è quando noi cerchiamo una possibile soluzione, ad esempio uscire dal labirinto. Ci interessa uscire. Punto. Una volta che siamo usciti abbiamo risolto il nostro problema. La seconda cosa è, che ci troviamo a fare talvolta è trovare il massimo, la soluzione ottima. Questo di nuovo è un problema estremamente comune. Noi siamo in grado di costruire una soluzione, ma siccome non siamo in grado di vederle tutte o di avere un sistema intelligente, non sappiamo se la soluzione che stiamo trovando è la migliore o ce ne sono altre di più efficienti. Quindi, di nuovo, abbiamo bisogno della ricorsione per provarle tutte e fra le tutte scegliamo la migliore. In questo secondo caso, concetti come il bound diventano fondamentali, perché se noi riusciamo a capire che da un certo punto in avanti non troveremo sicuramente una soluzione migliore di quella ottima fino a quel momento, a quel punto possiamo lasciare stare. Però, diciamo, il cuore della ricorsione è assolutamente è solo lo stesso. Aspettando Eclipse. Allora, il cuore della ricorsione è sempre e solo lo stesso. Faccio un piccolo passo, sono in un certo stato, guardo quali sono i possibili prossimi passi che posso fare. Per ognuno di questi lo faccio, chiamo la ricorsione, torno indietro. Allora, la ricorsione, a differenza della maggior parte dei programmi che dovreste aver visto in questo corso, nei precedenti corsi di programmazione, fa molto spesso uso di variabili globali. Non voglio, non posso memorizzare tutte quante i dettagli della ricorsione in ogni passo, e quindi quello che faccio è tenere come da parte una grossa serie di variabili globali che rappresentano lo stato del mio sistema
il passo della ricorsione significa modifica questo passo, il tornare indietro significa rimetti questo passo come era prima. Talvolta si può fare tutto con variabili locali, mi sembra che voi con Fulvio nell'esempio delle parole abbiate visto tante variabili locali. Il vantaggio di usare le variabili locali è che non è necessario rimettere a posto le cose quando voi uscite dalla ricorsione, perché lo stato del sistema è in una variabile locale e quindi semplicemente quando la funzione esce avete usato tutte le possibili, avete perso lo stato e il tutto viene ripristinato a come era prima. Allora, una cosa che potremmo provare a fare è, ad esempio, ditemi se avete qualche cosa che volete fare con la ricorsione. Possiamo vedere se il espandere tutte le possibili giocate al totocalcio. Io ho una schedina, quindi nelle 13 posizioni può avere 1, 1x, 2, una singola, una doppia o una tripla, e quello che voglio fare è espandere tutte le possibili giocate. Questo è un problema della serie espansione. Un problema in cui proprio oggi abbiamo ricevuto di nuovo una domanda è la generazione degli anagrammi. Non so se volete provare a riguardarlo visto da un'altra persona o volete provare un altro esempio di ricorsione. Non tutti assieme, per favore. Un altro. Allora, una cosa che un problema in cui fra l'altro si può usare il concetto di bound, ed è un problema estremamente semplice da raccontare, è questo. Io ho un numero n. Allora, qualsiasi numero può essere espresso come somma di quadrati. Ad esempio 43, oppure facciamo 40, 40 è 6 per 6 più 36 più 2 per 2, quindi 36 più 4. Quindi ogni numero può essere espresso come somma di quadrati. In ogni caso qualsiasi numero può essere visto come 1 più 1 più 1 più 1 più 1 più 1 più 1 e 1 è il quadrato di 1, quindi in ogni caso sono sicuro qualsiasi numero di poterlo esprimere come somma di quadrati. Esistono, credo, delle persone, dei matematici che hanno dimostrato che probabilmente bastano 4 numeri per esprimere qualsiasi numero come somma di quadrati, però questo è un dettaglio. Allora, proviamo a pensare, senza sapere questo dettaglio matematico che bastano 4 numeri per esprimere qualsiasi numero, senza sapere questo, come potremmo esprimere un numero come somma di quadrati? Con il minor numero di termini possibili. Allora, questo è di nuovo un tipico esempio di problema in cui io so costruire una soluzione, perché prendo un numero, calcolo un quadrato, vedo quanto mi resta, quello che mi resta provo a metterci dentro un altro quadrato e vado avanti così. Quindi io una soluzione riesco a costruirla senza nessun problema. E so ad esempio che se parto dal numero 40, io potrei iniziare facendo 1 al quadrato più scompongo il 41, il 39, scusate, oppure 2 al quadrato e poi scompongo il 36, 3 al quadrato e scompongo quello che rimane, eccetera, eccetera. Quindi io come costruire una soluzione lo so. Come controllare se una soluzione è migliore dell'altra lo so, perché vi basta vedere il numero di termini. Come tirar fuori tutte le possibili soluzioni invece mi mette in difficoltà. E per trovare la soluzione ottima, tendenzialmente devo provare tutte le possibili combinazioni. Perché magari c'è un numero che io posso esprimere come 72 e 36 più 36, però se io vado a prendere il più grande quadrato, poi in realtà mi servono più numeri.
Quindi questo è il tipico esempio di problema che è facile da capire, mi confermate che è facile da capire, è chiaro per tutti il problema. Prendere un numero ed esprimerlo con il meno termini possibili come somma di quadrati. È facile da capire, ci aiuta, possiamo vederlo come un esempio di divide et impera. Io vedo un problema come un problema, trovo un numero e poi un problema più semplice che è scomporre il secondo quello che mi rimane. Diciamo, ha tutte le caratteristiche per essere un esempio perfetto di ricorsione. Allora, scriviamo la solito mantra qui. Perché mi dà questi errori? Qualcuno di voi è la prima volta che faccio partire Eclipse qua sopra, quindi... che manchi Java 8, però vabbè, ma adesso poi ci mettiamo a guardarlo. Allora, abbiamo la nostra funzione. Ricorsiva. Allora, dimmi. Sì, certo. Allora. C'è un font che è quello base, potrebbe essere questo.
aspettando che parta. Allora, intanto proviamo. Perfetto. Allora, innanzitutto la funzione ricorsiva. Dobbiamo pensare a che cosa usiamo, se abbiamo bisogno di un parametro della funzione ricorsiva e quale può essere il parametro della funzione ricorsiva. Allora, una cosa che viene usata molto spesso è il passo della ricorsione. Questo viene usato molto spesso e, diciamo, viene usato quando io sto usando la ricorsione con delle strutture dati globali in memoria. E il passo della ricorsione mi aiuta a capire cosa sto facendo, eventualmente una serie di array, qual è la posizione in cui devo scrivere, eccetera. Approccio diverso, quello che avete visto con Fulvio nel primo esempio di ricorsione, che è gli anagrammi, vi portate dietro tutto lo stato come variabili locali e quindi a questo punto i parametri sono molto più grossi. Chiaramente il tutto è più pesante dal punto di vista computazionale e più semplice dal punto di vista dell'implementazione. Può essere più semplice perché non ho il problema del backtracking. Cosa preferite fare? Struttura dati globale. Allora, nella mia classe main, quindi, avrò da qualche parte un intero che mi dice il mio numero, quanto deve essere grande il mio numero, qual è il numero che io voglio in qualche modo voglio scomporre come somma. Poi mi servirà un vettore, ad esempio, che mi tenga traccia di quali sono quindi una lista che mi tenga conto di quali sono i numeri primi che ho trovato fino a quel momento. Va bene, ma questi dettagli qui poi li lasciamo in un secondo tempo. E la ricorsione, che cosa può aver bisogno? Di un intero che mi dice qual è il passo, ma forse neanche questo. Allora, che cosa deve fare la procedura ricorsiva? Tendenzialmente la procedura ricorsiva deve fare un passo nella costruzione della soluzione. Allora, cos'è un passo nella costruzione della soluzione? È trovare un numero il cui quadrato è comunque più piccolo di Gaulle, considerarlo uno dei fattori, sottrarre il quadrato di quel numero dal Gaulle e poi richiamare la ricorsione. E una volta richiamata la ricorsione, per tornare indietro cosa deve fare? Beh, deve prendere quel numero e
risommarlo al gol, in modo da rimettere il gol come era all'inizio. Siete ancora qui? Allora, questo potrebbe essere un esempio di ricorsione. Io faccio un passo, risolvo il problema più semplice e torno indietro di un passo. Volete provare a farlo? Vogliamo provare a farlo insieme? Io continuo ad avere qui tutti questi punti rossi che non mi piacciono particolarmente, ma allora. Chiamiamo la ricorsione al passo 0. Ok. Allora, quando chiamiamo la ricorsione al passo 0 abbiamo detto che cosa fa? Beh, cercherà di trovare tutti i possibili singoli passi che può fare in quel momento. Allora, che cos'è un singolo passo? Un singolo passo vuol dire trovare un intero il cui quadrato è ancora minore di gol. Quindi, per tutti gli interi, tali per cui il quadrato del numero è ancora minore del gol, che cosa devo fare? Devo fare il passo, chiamare la ricorsione e tornare indietro. Quindi, fare il passo è semplice. Questo è fare il passo. Io sottraggo da gol il mio passo attuale. Poi chiamo la ricorsione un passo dopo e quando torno indietro, beh, devo risommare il mio l'elemento che ho tolto dal mio gol. Quindi un errore estremamente comune che viene fatto quando si usa la ricorsione è quello di cercare di fare una procedura che fa più passi. Dovete entrare nell'ottica che la vostra procedura ricorsiva fa un unico passo e poi chiama la procedura, ed è la ricorsione, per come è organizzata, che vi permette di fare un passettino alla volta. Tutto questo è ancora molto molto incompleto, perché cosa manca? Allora, sicuramente manca la condizione di terminazione, quindi, e in qualche modo manca anche il memorizzare la mia soluzione. La condizione di terminazione è molto semplice. Qual è? La condizione di terminazione è quando gol è uguale a zero. Io ho La somma dei miei fattori è uguale a gol, quindi non ha più senso andare avanti. E quindi in questo caso dovrò fare qualcosa
ma poi vedrò esattamente che cosa. Mentre se posso ancora fare dei passi, vado a vedere tutti i passi che posso fare e provo a mettere la mia soluzione. Adesso, perché non riesco a... Cercherò adesso di mettere a posto Java 8. Intanto continuiamo a scrivere. Allora, nel main, o meglio, quando nella funzione start, una cosa che posso fare è di effettivamente andare a fare il new della mia lista di fattori. E lì non mi serve nient'altro che una array list, va benissimo, un linked list, qualsiasi cosa, che mi tenga traccia di quali sono i fattori che ho trovato fino a quel momento. E quello che devo fare è, in questo punto, andare a aggiungere il mio elemento alla lista e, in questo punto, andarlo a rimuovere. Quindi appendo T, rimuovo ultimo T e in questo caso qui stampo lista fattori. Allora, quello che manca ancora è cercare di quando qualcuno di voi con più consuetudine di Eclipse mi aiuta a risolvere questo problema, così.
Come faccio a dirgli di usare la... Qualcuno di voi ha una... Vabbè, no. Java Build Path, dove lo trovo? Window Preference. Java Build Path, questo. Questo? Ok, si sta bloccando. Allora, quello che io devo fare quando ho trovato effettivamente una soluzione, una valida soluzione, a parte stamparla, quello che posso fare è controllare se la soluzione è più lunga della più corta della soluzione migliore trovata fino a quel momento. In questo caso, se la soluzione è più corta di quella della soluzione migliore trovata fino a quel momento, devo memorizzare la soluzione corrente come soluzione ottima. Questo vuol dire che avrò bisogno di un'altra variabile globale. Oltre alla variabile globale che io uso per memorizzare la soluzione corrente, l'altra variabile globale mi servirà per memorizzare la soluzione ottima trovata fino a quel momento. Quindi avrò bisogno di un'altra lista, di nuovo un array list va benissimo, e dovrò semplicemente ricopiarla ogni volta. Di nuovo, fate attenzione che nelle procedure ricorsive quello che succede molto molto di frequente è che la soluzione corrente sia una variabile globale e io vada pian pianino a costruirla un pezzetto alla volta. Se qualcuno di voi ha provato a farlo, dovrebbe più o meno funzionare, e mentre questo computer si risveglia, io posso... Qualcuno ha provato a farlo e funziona? Completamente il computer. Eccolo qui. Build path del progetto. Cosa faccio? Esco, ok, okay. D'accordo. Destro qui. Ok, che era... È quello che... ok. Libraries. Ok. Lo cancelliamo questo? Questo. Ok.
Perfetto, grazie mille. Adesso si è ribloccato, ma allora import list, ecco qui. Com'è il tipo già? Integra. Com'è? Syntax error, allora risorse. No, dovrebbe essere la 8. Vabbè, comunque andiamo avanti. A questo punto qui quello che devo fare quando avrò la list factor e poi avrò bisogno della lista che mi dice best. Che è quella che trovo quando ho il meglio, e a questo punto nel mio start dovrò crearmi queste due variabili, ma in realtà sì, tutte e due tendenzialmente, quindi ecco qua, e quindi avrò bisogno anche dell'array list o di un'altra lista qualsiasi. E poi di nuovo factors best quando lo quando lo trovo. Allora, tutte le volte che metto qualcuno devo appenderlo. Per appenderlo come devo fare? Beh, factors. Aggiungo al mio elenco il T e quando lo rimuovo, vi ricordate qual è la funzione per rimuovere l'ultimo? Vi ricordate la funzione per rimuovere l'ultimo? Impossibile. Ma del resto io ho in effetti in step l'indice a cui sto lavorando, quindi rimuoverlo potrebbe non essere così significativo. Come add in realtà potrei mettere set, perché in realtà io sto lavorando nella posizione step e ho questo
numero T. Il che vuol dire che quando ho raggiunto il goal, stampo qual è un possibile soluzione. Ecco qua. Allora, già questo dovrebbe essere abbastanza per comunque qualcosina fare. Magari 40 è eccessivo come numero, vediamo. Che cosa otteniamo? Beh, certo, non fa assolutamente nulla perché non ho chiamato m.start. Allora, non mi ricordo come si fa ad avere un array di dimensione, di elementi. Dovrebbe essere nel costruttore, però. Allora.
Step più. No, non è nel costruttore. L'asset fallisce perché la dimensione è zero. Apparentemente questo. Ok, perché la set non funziona? Ma... Ok, esatto, come faccio ad allocare una lista di 999 elementi? Allora, se files.size è minore o uguale di step, adesso abbiamo
possiamo mettere un breakpoint qui e vedere come si comporta il nostro programma. Allora, la prima chiamata il goal è 10. Aggiungiamo il nostro step, che è il nostro T, che è 1. E il nostro goal diventerà 9. Ricorsione, andiamo avanti, aggiungiamo T che è 1. Ricorsione, aggiungiamo T che è 1. Intanto vedete che step aumenta fin quando non arriveremo a tolto. Vediamo che goal qui è 10. Perché non arrivano qua dentro? Perché in realtà quando goal vale 9 uguale. Ed ecco qui tutte le possibili soluzioni che lui riesce, tutte le possibili soluzioni che in questo momento riusciamo a trovare. Allora, scusate, avevo dimenticato il minore uguale. Quindi, partendo dalla prima soluzione, chiaramente dobbiamo arrivare a 10, sarà tutti uni, poi avrò un 2, questo qui 2 vuol dire 4, perché queste qui sono somme di quadrati,
2-1-2-1, queste qui sono la ricorsione che va avanti, 1-1-2-2, per questo è 2 per 2 è 4, più 2 per 2 è 4, fa 8, più 9 più 1 fa 10, e andiamo avanti con tutte le varie soluzioni fino a 1,3, che è la soluzione ottima, e lui continua ad andare avanti esplorando tutte le altre possibili soluzioni fino all'ultima soluzione che trova, che è 3,1, quindi tutte le soluzioni possibili. Allora, questo ancora non mi va bene, perché questo qui è una ricerca di un minimo. Allora, essendo una ricerca di un minimo, quello che io devo fare quando l'ho trovato qui è vedere se la dimensione è se la soluzione è la soluzione minima trovata fino a quel momento. Quindi come lo posso confrontare? Beh, direi che ho bisogno di un, posso avere una variabile globale che mi dice qual è la soluzione minima, che a questo punto devo inizializzare nella funzione start. E quale potrebbe essere un ragionevole intero per quale potrebbe essere un ragionevole valore per la variabile min factors? Ma gol più 1, perché sicuramente qualsiasi soluzione ha al massimo gol termini, perché anche se fossero tutti uni, alla fine ha gol termini. Quindi min factors potrebbe essere gol più 1. Allora, se step minore di min factors, allora posso creare una nuova array inizializzandolo, ma potrei direttamente inizializzarlo con tutti i valori dell'array corrente, oppure faccio che metterceli dentro. Quindi, com'è che si chiama? Factor Vector. Add. E così qui stampo la soluzione, quello che ho trovato fino a quel momento come soluzione migliore, e alla fine vediamo se posso stamparla tutta quanta assieme. Non distinguiamo fra outer. Bust, best, forse no. Best 3-1, la soluzione migliore è la soluzione 3-1. Ah, forse devo anche segnarmi che okay.
devo copiare la soluzione, la devo quindi... Infatti 1,3 perché è la prima che ho trovato. Allora, funziona. Ci sono problemi su questo? Adesso con tutto il tempo che ho perso all'inizio per rimettere in piedi un computer, nonostante questo, il codice è brevissimo. Allora, riuscite a vedere quale è possibile, come è possibile inserire un bound innanzitutto? Vi ricordate il concetto di bound? Il concetto di bound mi dice che se durante la ricorsione mi rendo conto che andrò a trovare una soluzione, tutte le soluzioni che andrò a trovare sono sicuramente peggiori rispetto a una soluzione che ho già, è inutile andare avanti. Allora, qual è? Qui abbiamo un bound estremamente semplice. Mi dispiace se vi ho fatto addormentare. Qual è un bound semplicissimo qui? La lunghezza della soluzione. La mia procedura ricorsiva continua ad aggiungere fattori cercando di arrivare a un qualcosa che riempie il mio numero. Se io ho già una soluzione lunga 2 e sono già arrivato al terzo fattore, andando avanti un passettino alla volta sicuramente non troverò niente di meglio. Quindi il bound potrebbe essere inserito qui dicendo che se lo step è maggiore del min factors, beh, tutto sommato non ha alcun senso andare avanti. Vediamo un po'. Qui dovremmo continuare a trovare 1,3. Possiamo anche provare a mettere un goal leggermente più grande. Per fare 90. Per fare 81, cosa riesco a fare? 9. Effettivamente funziona. Allora, è possibile fare un altro enorme miglioramento qui. Proviamo a contare quante volte chiamiamo la ricorsione. Allora, inseriamo una variabile qui, steps, all'inizio steps sarà uguale a 1, a 0 scusate, e alla fine facciamoci stampare quanti passi ha fatto la nostra procedura ricorsiva. Perché non l'incremento. Allora, 77.542 passi per trovare che 81 può essere espresso come 9 al quadrato. Penso che voi avreste fatto prima, ci avreste messo meglio.
proviamo a togliere il bound. Non me lo fa fare. Proviamo a togliere il bound e vediamo quanti passi ci mettiamo per arrivare sperabilmente alla stessa soluzione. Direi che è lunghetto. Meglio del previsto addirittura. Il bound è un qualche cosa che permette di ottenere dei miglioramenti di prestazione veramente impressionanti, pensando a quanto ci costa inserirlo. E questo è uno dei grandi vantaggi di usare procedure ricorsive, perché io riesco a mettere dei bound tutto sommato in modo molto semplice. Comunque, torniamo al nostro bound. Quando abbiamo il nostro bound in soltanto 77.000 passi, riesco a scoprire che 81 può essere espresso come 9x9. Qualcuno di voi ha un'idea su come migliorare significativamente questo programma? Di nuovo, non tutti assieme. Se invece di partire dal più grande, dal più piccolo, partissi dal più grande, dalla radice quadrata del più grande, ma innanzitutto proviamo a partire dal più grande. Quindi, per t che va da go, t per t che deve essere... maggiore o uguale a 1, meno meno t, se t per t minore o uguale a gol. Facciamo questo. L'ideale sarebbe partire dalla radice quadrata del numero, però onestamente ho paura. Abbiamo trovato, invece di, abbiamo, ci siamo risparmiati un qualcosa come 77.000 prove, semplicemente partendo dall'alto. Possiamo provare anche con dei numeri più complicati. E vedere che cosa viene fuori. ...142 può essere espresso come 9 al quadrato più 6 al quadrato più 5 al quadrato. Spero, se qualcuno controlla, ma potrebbe essere giusto. E l'abbiamo trovato soltanto in 5.000 tentativi. E questo è il più piccolo espansione, il modo in cui si può rappresentare il numero con il minor numero di termini come somma di quadrati. Bene, spero che questo vi abbia aiutato per la ricorsione. Scusate i problemi all'inizio e vi lascio a Fulvio. Intervallo. Ma hanno fatto un lungo intervallo prima che io iniziassi, quindi possono, facciamolo breve adesso, esatto.